Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Un vecchio detto recita: non è finita finché non è finita, e nel mondo del calcio si è spesso assistito a rimonte incredibili e situazioni impossibili ribaltate nel giro di pochissimi minuti. L'appuntamento con la nostra serie si concentra dunque stavolta su 5 rimonte da leggenda nella storia del calcio. La rimonta più incredibile della storia del calcio inglese riguarda una partita di seconda divisione della stagione 1957-58 tra Charlton e Huddersfield. I londinesi vanno sotto 1-5 al 17esimo della ripresa, ma grazie a 4 gol di Summers passano a condurre 6-5. Ma non è finita qui. A 4 minuti dalla fine l'Huddersfield pareggia con Howard, ma è Ryan a siglare allo scadere il clamoroso 7-6, in quella che viene considerata la partita più emozionante della storia del calcio britannico. Nel 1998, nella Ligue 1 francese, il Montpellier passa a condurre in trasferta a Marsiglia sullo 0-4 dopo un'ora di gioco. Poi, dopo un gol di Maurice, Dugarry entra in campo al 60esimo e segna una doppietta seguita dal gol del pareggio di Roy. A tempo scaduto, il rigore per l'Olympique e Blanc dal dischetto non fallisce, da 0-4 a 5-4. Nei cuori dei tifosi del Torino resteranno per sempre due rimonte leggendarie nel derby. Nel 2001 i Granata passarono dallo 0-3 al 3-3, con tanto di rigore del 4-3 fallito da Salas per la Juventus nei minuti finali. Ma è la rimonta del 1983 a restare leggendaria. Avanti di due reti, nel secondo tempo la Juventus subisce i gol di Dossena, Bonesso e Torrisi. Il Torino passa dallo 0-2 al 3-2 nel lasso di tempo record di 124 secondi. Nel 2005 il Milan torna in campo, in finale di Champions League ad Istanbul, sul 3-0 dopo l'intervallo contro il Liverpool di Rafa Benitez. Non c'è storia apparentemente, ma i Reds nella ripresa in 6 minuti segnano con Gerrard, Smizar e Xavi Alonso e vincono poi ai calci di rigore la quinta Coppa dei Campioni della loro storia. Un'impresa che ricalca quella più incredibile del Manchester United nel 1998. Nella finale contro il Bayern Monaco al Camp Nou di Barcellona, i tedeschi sono avanti 1-0 quando viene segnalato il recupero. Al 91esimo e al 93esimo, Sheringham prima e Solskjaer poi regalano un trionfo ancora oggi inspiegabile, considerando anche il proverbiale pragmatismo tedesco. Ma la rimonta più incredibile in una singola partita avvenne probabilmente in un'anonima sfida di Coppa UEFA nella stagione 1989-90. Dopo l'1-1 dell'andata in Bulgaria, si affrontarono nel match di ritorno in Belgio l'Anversa e i bulgari del Vitosha Sofia, ovvero il Levski, che assunse quella denominazione tra il 1985 e il 1989. Un gol di Miktarski portò i bulgari avanti 1-3 al 44esimo del secondo tempo, in una partita che si fermò però per 7 minuti per un infortunio. Il recupero si prolungò dunque per 8 minuti, in cui l'Anversa segnò due volte con Claisen, al 46esimo e al 49esimo. E al 7° minuto di recupero, 40 regalò ai belgi la più incredibile qualificazione, considerando che con il 3-3 avrebbero passato il turno i bulgari per il gol in trasferta. Ma finì 4-3, con nessuna squadra mai più capace di rimontare 3 gol nel recupero per qualificarsi al turno successivo di una Coppa Europea. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e naturalmente di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!